E siamo ancora con Maria in cammino su questo tema della sofferenza, del dolore. Un tema che mi avete richiesto voi, Molte sono state le email, ma anche le persone che per strada mi hanno chiesto di aiutare a capire la sofferenza. Io potevo prendere tanti spunti da tanti libri, oppure anche testimoni di storie vere, belle, cose che abbiamo fatto anche nel passato, ma questa volta mi sto soffermando di più su Gesù e sulla Madonna, perché tutti gli uomini e le donne cristiane che hanno dato un senso alla sofferenza hanno tutti guardato a Gesù e a Maria. E allora torniamo a Maria. Abbiamo detto che Maria soffre certamente da madre, ma soffre anche da discepola. Ed è l'essere discepoli di Cristo che ci fa e ci dà un senso alla sofferenza, al dolore, e che abbiamo noi trovato nella certezza che Dio non mi abbandona, che Dio soffre con me, e nella certezza della risurrezione. E l'immagine, se ricordate, per quelli che ci hanno seguito anche ieri, l'immagine che ieri ha fatto un po' da sfondo alla trasmissione è stata quella di Maria sotto la croce, ma abbracciata alla croce, come molte opere ricordano e rappresentano Maria al Calvario. E oggi vorremmo risentire dal Calvario una parola che viene da Nazareth, una parola che questa fanciulla, questa ragazza ebrea, piuttosto giovane, pronuncia quel giorno dopo che riceve l'annuncio da Gabriele. E dice Amen. Dice: Signore, ti ha scelto per essere tu la madre del Messia. E lei dice Amen. Cioè così sia. Bene, Maria pronuncia quel giorno il suo Amen a Nazareth, ma da quel giorno la sua vita diventa un continuo rispondere Amen al progetto di Dio, sia quando si reca da Elisabetta, poi quando partorisce il proprio figlio, quando scappa in Egitto, quando lo presenta al Tempio, quando il bambino si fa grande e vanno al Tempio, durante le strade che Gesù percorreva, sulla strada del Calvario, fino al Calvario, ma anche al giardino della luce, della vita, che è il giorno della risurrezione, e poi nel cenacolo dopo la risurrezione del figlio Gesù. Questo Amen però noi lo sentiamo più forte quando Maria lo pronuncia nel momento del dolore, dell'incomprensione, fino alla morte, come ho detto, del figlio in croce, quindi all'offerta che lei fa assieme al figlio delle proprie sofferenze. Maria è venerata da noi anche come madre dei dolori, che lì ha sentito nella propria pelle e nel proprio cuore del figlio, ma anche dei nostri dolori, delle tue sofferenze, delle mie sofferenze. Che bella, come dire, che bel titolo abbiamo dato a Maria, noi credenti, madre addolorata. Addolorata, e quando diciamo addolorata, non solo per il dolore del figlio, ma anche per i nostri dolori. Ma di questo e di altro continueremo a parlare insieme domani, Parli Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!